Un'altra categoria di additivi, chiamiamoli così, che possiamo aggiungere nei polimeri, pensate quindi, come diceva Jacopo, alla complessità, tutte le ricette che possiamo mettere a punto, che sono potenzialmente infinite, un altro tipo di additivi sono gli elastomeri, le gomme, banalmente, che possono essere disperse all'interno della matrice polimerica, all'interno dei nostri polimeri, e che tipo di apporto danno? In base a come vengono disperse, riescono a fare in modo di tenacizzare il materiale con un meccanismo che in realtà è molto semplice. Quando il materiale tende, sta per rompersi, si innesca quella che si chiama cricca, che magari non è visibile a occhio nudo, però ci sono delle microcricche che si possono vedere, magari al microscopio, anche già al microscopio ottico, che però, se cominciano a propagarsi, portano poi alla rottura del pezzo. Introducendo disperdendo nella matrice polimerica queste gomme, questi elastomeri, noi riusciamo a bloccare la propagazione della cricca e quindi renderlo tenace, renderlo resistente agli urti. E una quindi vengono introdotte e che cosa danno? Abbiamo detto, resistenza all'urto. Nell'ambito dello stesso del filamento consentono di rendere il filamento un pochino più flessibile e anche lì bisogna dosarlo in modo opportuno. Per far sì che poi il filamento riesca ad essere avvolto e poi riutilizzato nella fase di stampa senza che si vada a rompere. Migliora la resistenza all'urto anche a freddo. Esistono polimeri, esistono degli elastomeri studiati per migliorare la resistenza a meno 20, meno 30, meno 40 gradi. Esistono delle normative per l'automotive che impongono che il polimero debba resistere fino a meno 40 gradi, per esempio, se le auto vengono vendute in Russia. E come sapete, molto spesso i polimeri tendono a infragilire a basse temperature. Certi elastomeri, appunto, additivati consentono di dare questo apporto anche a basse temperature. E poi, vi ricordate quello che dicevo prima, l'allungamento a rottura. A introdotti riescono ad aumentare l'allungamento prima che il materiale si rompa, consentendone quindi una maggiore tenacità. Qua cito un esempio classico che è una PLA col 10% di fibra di carbonio, che ha un modulo elastico, quindi una rigidità di 10.000 megapascal. Introducendo all'interno di questa PLA con fibra di carbonio anche dell'elastomero, che cosa vediamo? Vediamo che si abbassa il modulo elastico, il materiale cioè comincia a essere un po' più tenace, meno rigido, il carico a rottura si abbassa da 70 a 60. La resistenza all'urto invece aumenta, praticamente raddoppia la resistenza all'urto del nostro materiale. Altra cosa di cui tener conto, quando noi andiamo a introdurre una gomma all'interno del polimero, molto spesso però ne abbassiamo la resistenza in temperatura, cioè il materiale comincerà a deformarsi, a cedere a temperature un po' più basse rispetto allo stesso materiale senza gli elastomeri al suo interno.